Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Saluti ragazzi, qui è Rocket e bentrovati ragazzi alla Egglock Randomizer da Pokémon Ultra Luna sul mio canale. Ragazzi, quest'oggi sono veramente carichissimo in quanto ci aspetta il percorso 2 e veramente mille nuove avventure, Pokémon randomizzati, allenatori random e soprattutto ragazzi per questa serie uova. Quindi mi raccomando ragazzi, molto carichi con un bel mi piace qui sotto, un commento e una bella iscrizione al canale. Allora, nella scorsa parte abbiamo chiuso anche ragazzi il divino, il dio The God, ovvero Farfetch, cioè a livello 9 ragazzi, tramite insomma le caramelle rare perché Dunspass è a livello 9. Quindi Cannon Flash, Notte Sferza, Giramondo e Diamante Tempesta con sguardo fermo ragazzi, lui veramente non è mai distratto, sempre sul pezzo questo Farfetch, cioè, stavo per dire Dunspass, sacrilegio. Bene, percorso 2, io direi subito di farci insomma, di farci incontrare, non interagire. Cosa sto dicendo ragazzi? Interagire, di farci interagire. La scimmia, la scimmia, bene, ti catturerò. Bene, dopo questo italiano abbastanza, insomma, zoppicante del Rocket, ragazzi, che dice farci interagire. Wow, veramente ho i brividi da solo. Allora, abbiamo Striker avanti, il nostro Zeraora Shiny, ragazzi, che mi avete inviato voi, veramente, delle cose folli. Allora, se io gli facessi tipo Forza Sfera, ma lo butto giù sicuro, cioè è impossibile. È una scimmietta, voglio dire, non è un Pokémon tanto resistente. Una scimmietta, Pansage, Pokémon base, ragazzi, non è proprio il top, non è come il divino che ormai sguardo fermo. Dai, lo catturiamo subito, così? E beh, ragazzi, la scimmietta si è inchinata. Ha capito che io nella Pokémon avevo anche Farfetch, The God, il divino, ragazzi, la divinità. Tanto Strike sarà a livello 11, finalmente. Allora, non so se in questa parte affronteremo la prova, ragazzi, probabilmente no, perché ci sono diversi allenatori, diverse cose da fare. Quindi, possibilmente, faremo in questa parte cose, altre cose, ragazzi, come uova, al posto di Pansage e insomma altri allenatori. Tanto qua c'è uno strumento che è una bacca cedro. Nella prossima parte probabilmente faremo la prova, mentre in quella dopo la sfida ragazzi contro Ala. Quindi veramente Menemene sta andando via veramente molto velocemente. Bambino, mi hai guardato? Bene, non la passerai così liscia. Bene, allora, sono un bimbo ma ho grinta da vendere. Perfetto. Quindi un bambino che vuole fare una brutta fine ragazzi in questo caso. Vediamo un po' chi sei. Un vacanziere, ok, quindi provieni da Sposini, vabbè, a caso, veramente a casissimo. Crowdont, cominciamo bene quest'oggi con un piccolo granchio che mi ricordo il Krabby infamissimo che non voleva entrare qualche parte fa, tipo due parti fa. Zeraora, ragazzi, vabbè, delle cose senza senso ogni volta che vedo questo Pokémon così. Proviamo a vedere un po' che mosse ha. Io uso Roccia Rapida, che è la mossa del Lycanroc mezzogiorno, ragazzi. Avviso truce, vabbè, ok, ti facciamo fuori subito. Allora, abbiamo capito che è meglio interrompere subito questo strazio. Quindi, forza sfera, dai. Vediamo di farlo fuori, anche se, no, penso sia abbastanza, anche perché è super efficace, quindi. Onda energetica, in effetti ci sta, ragazzi, con il Pokémon è perfettamente in tema col personaggio, cioè, pazzesco. Cioè, forza sfera ci sta da Dio su Zeraora. Ok, comunque se dopo questi riferimenti a Dragon Ball, questi easter egg. Allora qua c'è il tizio con oddio, c'è il tizio con Crabrawler. Qua c'è uno, posso prendere questo, ok, un nasivo dominante a caso di Guzman. Allora, ok, qua possiamo, ragazzi, possiamo andare. E c'è il cimitero di Auoli, che penso sia una nuova zona, faremo una nuova cattura. Quindi tutto va bene in questa parte. Schiuderemo alla fine due uova. Quindi ragazzi, sintonizzati e carichi con i mi piace. Veramente, ragazzi, è importante, non sto scherzando. Allora, cimitero di Auoli. Ok, quindi potremmo fare delle catture e sfidare diversi loschi figuri, come tipo questo qua che si aggira tra le vare. Non molto una bella cosa, amico. Non serve spargere lacrime, bisogna reagire. Veramente, ragazzi, c'ha ragione, sante parole. Dai, vediamo un po' chi è. Ah, un fantallenatore, perfetto, Vittorio. Mostrami il tuo potenziale, dai. Tangrowth. Sarà shiny? No, è un Tangrowth normale, ragazzi. Spaghetti ovunque. Ok, abbiamo ancora Zeraora avanti, che non penso abbia delle mosse proprio spettacolari contro questo coso, vero? Non ha proprio tanta roba. Astrocarica no, roccia rapida. Potrei provare a fare pugni plasma, ma non penso di buttarlo giù, ragazzi. Anche perché, come vi dico, sono Pokémon perfetti, quindi delle statistiche sono abbastanza messi bene. Vediamo, infatti non lo butto giù, a parte che non è neanche super efficace.
Forza. Assorbi Volt. What? Cosa? Va bene. Prima fai roccia rapida. Visto che hai un buon attacco. Proviamo. Non gli fa niente. Inondazione. Quindi anche tipo acqua adesso. Bene, quindi siamo elettroacqua. Fantastico. Allora, devo cambiare. Ragazzi, devo cambiare. Non metto il divino perché mi metti che poi me lo tira giù e non sono mai belle cose. Dai, mandiamo a Koga, ragazzi. Il nostro Granger di Ash. Super potente, super veloce. Super ninja che veramente si muove. Che non riusciamo neanche a vedere. Forza. Ok, finalmente ce l'ha fatta a fare questa forza. E mi toglie... Non tanto. Gelo raggio, buttiamolo via. Buttiamolo nella pattumiera e via. Ragazzi, gelo raggio devastante. Fuori uno, via, a casa. Fantastico. Anche questo qua, ragazzi, ce lo siamo levati. Livello 14 per Koga. Koga, ragazzi, è già abbastanza OP, eh. Più 4 in attacco speciale. Scarica, non mi ricordo mai cosa speciale. Però, cioè, va bene così, sinceramente, con le mosse. Al giusto, quindi, ragazzi... Siamo messi bene. Anche se scarica è una buona mossa, può andare bene così. Strike solo al 12. Vuole parare inibitore. Direi proprio di no, Strike. Fantastico. Bene, anche questo qua ce lo siamo levati. No, tratterò le lacrime. Anche se mi costerà tanto, ma le trattengo. Allora, ragazzi, è il momento. È il momento di buttare davanti il divino. Perché è quello più indietro, livello 9. Quindi buttiamo davanti il divino, finalmente. Sperando che non faccia una brutta fine qui al cimitero. Proprio, sennò sarebbe veramente una beffa colossale. Super pozione, bene, ci servirà molto per la prova quando la faremo molto presto, immagino. Qua c'è un altro bimbo e c'è un MT, ragazzi, in basso a destra randomizzata. Quindi voglio andare a prendere quella MT randomizzata. Sempre che io riesca a trovare la strada e non incontrare un Pokémon selvatico. Ok, sembra che non l'ho trovato, vediamo un po'. MT-100 Lava Sbuffo. Questo qua era tipo, cos'è, Confidenza, un MT del genere era. Qua c'è un'allenatrice. Ehi là, ti mostro una mossa in cui eccelleva il mio Pokémon. No, che tristezza, dai. Veramente, è molto triste questa cosa qua. In cui eccelleva, quindi vuol dire che non c'è più. Un bimbo. Già, questa qua è la famosa IQ, ragazzi, doppiatrice. Mi dimentico sempre. Sentret. Questo... Mamma mia, ragazzi, Sentret non lo posso vedere in questa generazione. Sentret, adesso il divino gli insegnerà come si vive in questo mondo. Guarda che quante sono... Sono due leggende. Notte Sferza. Ho paura, ragazzi, perché sono entrambi a livello 9. Ecco, rimonta. Non è affatto una bella cosa questa. Non è affatto bello questo. Mandiamo Gaemon per pararci un po'. Insomma, per pararci un po', per non andare, insomma, a infrangere le restrizioni. Gaemon, del ritorno dalla Eglock a Pokémon non so fuoco, come sempre. Paul Neve. Divertente, molto bello. Dai, Stab, ragazzi, l'elettromaccia dovrebbe tranquillamente bastare contro quel XXL Sentret. Grazie Gaemon, troppo gentile. Veramente mi concedi questo privilegio di sconfiggere i Pokémon. Grazie Gaemon. Bene, ragazzi, dopo aver sconfitto i QE, penso che è arrivata l'ora della cattura del cimitero di Auroli. Quindi, bando alle ciance e togliamoci questo pensiero. Via! Vediamo un po' chi spunterà tra queste tombe. Pyroar. Ok. Sembra di aver visto Elisa, quanto sono uguali. Ok, ragazzi, Pyroar. Non un Pokémon facile da catturare, sinceramente. Allora, livello 8. Potremmo andare Strike, ragazzi, e vedere un po' cosa riesco a fargli, perché non sarà facile indebolirlo, dato che è all'8, e soprattutto non sarà facile catturarlo, visto che è un Pyroar. Vai, Strike. Ira della natura, ok, quindi mi toglie metà vita, la mossa dei Tapu. Ok, quindi vado a 24. Fantastico. Allora, devo fare attenzione. Allora, roccia rapida lo butta giù sicuro. Pugni plasma, non credo lo butti giù. Forza sfera, non posso farglielo, ragazzi, fuori discussione. Quindi, vediamo un po' se lo faccio fuori, non credo. No, lo faccio fuori invece. Lo faccio fuori, ragazzi. Mi viene veramente da piangere. Cosa gli potevo fare? Cioè, per forza dovevo indebolirlo quel coso lì, sennò niente, cattura persa, ragazzi. Solamente un uovo al momento. Allora, qua c'è qualcos'altro, non mi pare che ci sia qualcos'altro. Quindi proviamo ad andare avanti. Tanto qua, ragazzi, è finito. Bene, nessuno che ci disturba? Strano, stranissimo direi. Bene, no, non voglio andare nel video lotta. Stavo per sbagliare il pulsante, ragazzi. Quando sbaglio il pulsante mi ci aprono 50 tutorial di fila, quindi non vorrei mai. Allora, curiamo anche Zeraora e siamo a posto così. Abbiamo The God davanti, ho paura, ragazzi, ad avere The God davanti. Anche perché, essendo una divinità, non deve essere maltrattata in questo modo. Allora, qua c'è...
Qua c'è il... sì, Crab Crab. Sì, Mr. Crab, ragazzi. SpongeBob Confirmed, questo qua. Vediamo un po'. Sì, Crabole blocca il passaggio. Sì, ma stavo... volevo solo vedere chi c'è... Vabbè, facciamo finta niente. Devo andare alla spiaggia, Big Wave, lo so. Ok. Questo mi vuole fare pubblicità col suo motel. Non ci entro neanche sotto tortura, ma te lo scordi che io entro in quel buco di motel? No, niente, non entro, mi spiace. Allora, qua c'è la spiaggia Big Wave, ragazzi, una nuova zona e... Oddio, c'è Eros il surfista, questo qua è indimenticabile da quanto è... veramente da quanto è chic. Oddio. Oddio. No, aspetta, no... che... Cosa sta succedendo? Cosa? N questa non l'ho capita, sinceramente. Tanto, allora, tanto, stop un secondo. Non sapevo ci fosse veramente ancora questa battaglia. Insomma, questo sprite di Samia in Ultra Sol Ultra Luna. Perché non c'è questa battaglia, ragazzi, nei giochi. Eppure, so di che c'è ancora il file. Ok, bastava dirlo. Quindi, ragazzi, c'è ancora questa battaglia. Proviamo a fare il diamante tempesta. Sperando di non fare una brutta fine al divino. Vai, divino, ragazzi, usa la diamante tempesta. Veramente devastante. Ah, divino, divino, dovevi buttarlo giù. Flash. Sguardo fermo, ragazzi, il divino non ne sbaglia una. Mannaggia. Addirittura Samina. Non pensavo l'avessero... cioè, l'avessero... mantenuta questi... gli altri di questa battaglia più che altro. Invece l'hanno messa ancora. Ci sono, quindi è possibile incontrare Samina così, nella randomizer solo. Sconfitto Eros, direttrice Eder. Mi sembra di essere ancora il sole di Luma, sai Eros? D'altronde io sono un surfista. Certo, guarda, sei proprio uguale ai surfisti tu. Vabbè ragazzi, passiamo oltre che è meglio. Il no sense sta prendendo il sopravvento. Bene. Spiaggia Big Wave, ragazzi. Wow, che luogo chic. Veramente in pieno stile allora questo. Spiaggia Big Wave. Non possiamo ancora fare nessuna cattura qui nella spiaggia Big Wave. Ma poco male, ragazzi, poco male. Tanto ci sarà veramente, insomma, solamente questo tutorial da fare con questa allenatrice in bikini. Buonasera, ciao, benvenuto alla spiaggia Big Wave, il posto ideale per il surf mountain. Ma cos'è il surf mountain? È un particolare tipo di surf che si fa sul dorso di un mountain, non l'avessi mai detto, eh? No, non l'avrei mai detto, guarda. Effettivamente quell'inquadratura mi lasciava un po' di dubbi. Ora che ci penso, mountain non ha le braccia. Sì, beh, mi stupirei del contrario. Quindi qua c'è mountain. Ok, time. E mo che devo fare? Allora, vediamo un po'. Sì, ma non posso ancora andare sul Surf Mountain, quindi mi sa che devo sbloccare l'evento. Aspetta, non così in fretta, Rocket. No, è curato. Perché, ragazzi, sappiamo tutti cosa c'è adesso. Sappiamo tutti cosa c'è. Eccolo qua. Largo al Team Skull. Adesso vi facciamo vedere noi come si surfa con Mountain. Occhio allo Skull. Dirò con queste battute, ragazzi, col nome Skull. Eccoli qua. Devastanti. Devastanti più che mai. Sempre qui a rompere il sistema, ragazzi. Proprio. Veramente. Ah, oh, il Team Skull, di nuovo qui? Tanto non potete surfare. E perché no? Ti sembrava fosse i mocciosi? Più o meno, eh. Più o meno. Va bene, ragazzi, mi vedrò veramente di fare il surf mountain. Ma prima ci sono ancora diverse questioni in sospeso. Quindi, che ti piacciono, andiamo a surfare. E niente, vanno a dare fastidio a mountain, così. Qualcuno protegga mountain. Guarda caso c'è un allenatore pronto, veramente senza macchia, senza paura, per affrontare questi tizi. Che hai da guardare, eh? Ah, ma sei tu! Allora cerchi ironia, piccola peste. Prima te la sei cavata, ma adesso ci conciamo per le feste. No, ragazzi. Ragazzi, è finalmente apparso Giovanni. È finalmente apparso Giovanni come recluta del Team Skull nella spiaggia Big Wave, ragazzi. Qua bisogna stare in silenzio per la vostra, ma... pazzesco, ragazzi. Sosbok, Shiny Sosbok, mamma mia. Mi ha concesso questa apparizione a Giovanni, ragazzi, col divino davanti. Cioè, è tutto un cerchio. Mamma mia, no, ma seriamente. No, no, ragazzi, no. Io mi rifiuto di credere che. Storo di pugno. Ok, quindi il divino andrà confuso, no? Mi ha tolto un fracco di vita questo Giovanni, dato la hostia. Io me ne ascolterei per tutto il giorno, praticamente, la team di Giovanni, ragazzi. Allora. È il momento di pensare cosa fare.
Sì, potremmo provare a mandare Strike, dai. Che dice? Sì, dai, mandiamo Strike, ragazzi, contro Giovanni del team. Recruta Team Rainbow Rocket Giovanni, mamma mia, cioè, pazzesco. Vai, Storm di pugno. Guarda che è potente, perché stab Storm di pugno, eh. E mi confonde pure. Non è affatto da sottovalutare questo Giovanni. Io farei la mia mossa peculiare, ovvero pugni plasma, sempre che non mi colpisco da solo. Ok, grande Zeraora, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Oh, onda. Così, ce l'ha fatta, perfetto. Se ma to non gli faccio niente. Quanto è resistente il suo Shiny? Storm di pugno. Ma non capisco perché, ragazzi. Cioè, solo di volta cos'è buggato per qualche strano motivo. Va bene, ma no, veramente, è buggata sta cosa. Proviamoci, dai. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù, ma sembra che non mi colpisco da solo, appunto. Tanto questo qua ha solo Storm di pugno, a quanto pare. E non è affatto una bella cosa, perché stab. Mamma mia, cioè. Rendiamo la battaglia più lunga perché è pura poesia la Ostrich che ha fatto Game Freak per Giovanni, remixata veramente. Vai, facciamo fuori questo cervo. No, lo facciamo fuori, ma nella vita. Gravità. Ok, ha anche altre mosse quindi, non solo Storm di pugno. Questo mi rincuora assai, Giovanni. Vai, mi spiace veramente tanto, ma devo farti fuori, Giovanni. Ok, roccia rapida, sbam. Un colpo al cuore, ragazzi. Un colpo al cuore mai visto devastante. No, raga, no, non ce la posso fare. Tanto The God sarà all'11, grandissimo. Che batosta. Che stangata per il mio Pokémon e per il mio orgoglio. Ma ci rivedremo, non preoccupate, Giovanni. Cioè, abbiamo beccato Samina di Sole e Luna e Giovanni su questa spiaggia. Mamma mia. Tornando in fase di Liam. Ottima idea. La grotta sottobosco è molto vicina. Ok, quindi ragazzi, abbiamo sconfitto Giovanni Recruta del Team Skull. Pazzesco. Va bene, voglio darti questa per il giro dell'isola. Acqua fresca, già perché da Roma c'è poca acqua, quindi insomma, ne ho bisogno effettivamente, perché non ne trovo in giro, è così rara l'acqua fresca. Bene, 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 ragazzi, penso che veramente siamo completi per il momento, tra Samina buggata, Giovanni che appare così random. Mamma mia. Ok, quindi non c'è nient'altro qua da fare, sembra? Sembrerebbe di no, sembrerebbe di no. Ah, qua c'è un allenatore però. Vabbè ragazzi, stiamo per finire la parte, perché la parte finirà ancora una volta con lo scambio delle uova. Anche perché sì, a sto punto non faccio dominante, faccio nella prossima ragazzi, in quella dopo facciamo la sfida con il Kauna. Ambrogio e Ambrogio, ok, che ce n'è solo uno, quindi veramente i bug quelli belli. Skiplum, ok, Skiplum normale, normalissimo. Skiplum che verrà ragazzi regolato, veramente messo in riga dal divino. Che tanto è leggermente messo male. Ragazzi, chiamate il 118. The God. Dai, recuperiamo un po' di vita. Super pozione, via. Fantastico, ragazzi. Il nostro Farfetch'è enorme. Io. No, veleno spira. Non mi avvelenare, please. Niente, non ascoltano. Non ascoltano. Molto bene. Quindi mi toccherà fare qualche mossa devastante. Proviamo a vedere. Non voglio fare, ragazzi, il Geramondo perché. Cioè, non vorrei mai che mi succedessero brutte cose. Mi fa brutto colpo con azione? Serio? Ok, brutto colpo anch'io. E Mumia, sguardo fermo. Niente, e addio abilità. Voglio vedere solamente una cosa, ragazzi, adesso. Sempre che. Allora, vediamo un po'. Se io faccio Geramondo. Vediamo un po'. Chiusa usa. Attacca i nemici con una fatta della Jada e ne riduce anche la velocità. Allora, potrei farla subito, questo Geramondo. Vento gelato, no, ti prego, ti prego, ti prego, vacci piano che io ho il divino. No, buttalo giù, ti prego, Farfetch, buttalo giù, divino, ti prego, devi buttarlo giù. Giravo tutto. Yes, divino. Mamma mia, ragazzi, abbiamo veramente rischiato questa volta. Grande Farfetch, abbiamo veramente rischiato questa volta. Occhio, ragazzi, perché siamo potenti, ma gli allenatori sono altrettanto potenti. Non sembra alcune volte, ma lo sono. Quindi, spero di avere un antidoto, qualcosa che mi curi, perché sennò. Antidoto, ragazzi, la salvezza, veramente, grazie. E userei subito l'acqua fresca, sinceramente, dai, curiamo con l'acqua fresca Farfetch. Non me ne importa se ne ho, non ne ho più. Non importa. Tanto la posso comprare quando voglio, ragazzi, sono già ricchissimo. Allora, qua c'è l'ultra pattuglia. E qua c'è il tizio con le bacche, non mi pare ci dava nient'altro, perché hanno tolto, insomma, insomma, l'incontro col Team Skull qua al giardino delle bacche. Quindi niente, ragazzi. Tra l'altro, qua si possono anche fare delle catture, mi dicevano. Però non so, ragazzi, se si possa effettivamente catturare qualcuno. Controlliamo qua, ma cioè, peccato sì, facendo crescere le bacche, mi pare che
Si possa effettivamente catturare Pokémon, sono così niente. Tanto qua c'è un adesivo del dominante, e quindi lo prenderei anche una Pokéball che nessuno avrà mai visto qua. Cioè, chi è che viene a controllare lì dietro? Argempolvere. Ok, una Pokéball che non avevo mai visto, ma che cosa? Dove? Perché soprattutto? Bene, dai, direi ragazzi di andare qui, che c'è l'ultima pattuglia, così a caso, di nuovo. Percorso 2. Eccoli qua, la grotta sottobosco. I rilevamenti indicano livelli molto elevati, così sembra. All'interno della grotta deve esserci qualcosa che, insomma, attira lo splendente. Beh, c'è un cristallo Z abbastanza, insomma, illuminante, direi. Bene, e sono dentro, e vanno. Ragazzi, veramente questa tutta pattuglia è molto sospetta, eh? Non mi piace come si sta comportando. Bisogna regolarla prima o poi questa tutta pattuglia. Allora, qua è sempre percorso 2 e qua c'è un'allenatrice, tra l'altro. Quindi posso anche. Faccio il giro di qua, ragazzi. Lottiamo! Di poche parole mi dicono, eh? Proprio molto sociale questa allenatrice. Allora, fantallenatore, ovviamente. Rina fantallenatore. Vediamo un po', ragazzi, se sarà devastante per il nostro Farfetch'd. C'ha un Bronzor. Ok, un normalissimo Bronzor che mi fa pensare al Sinnoh Confirmed. Ok, però non ho. Cioè, sì, ho notte sferza per fa da, da fargli a questo tizio. Cannon Flash e le altre mosse, no. Direi proprio di no, ragazzi, non è il caso. Vai, metà vita, buono, buono. Psicozanna, la mossa di Bruxish, che pure sta abbattuta su questo coso. Dannazione, calmati, calmati. L'importante è che stai calmo, coso. Ok, ragazzi, Farfetch'd mette a nanna quel Bronzor, quello specchio che apre i portali. Bye bye. Bene, bene. Ah, però. Te l'avevo detto che ero un signor allenatore. Bene, ragazzi. Quindi, siamo praticamente vicino al centro Pokémon. Dovrebbe essere qua dietro. E un'altra super pozione. Molto, molto bene. Allora, uovo. Ragazzi, sono qua pronto per scrivere un altro uovo. Quindi, dai. Au. Au. Buonasera. Au. Come stanno i tuoi Pokémon? Benissimo. Hanno un'espressione stanca. Va bene. Guarda caso, c'è un centro Pokémon. Ma guardate il caso, Au. Proprio un incontro casuale questo tra te e me. Bene. È presente la grotta sottobosco. Sono detto che ha qualcosa a che fare con Tapu Koko. Ma da quando? Scusa, vabbè. Ok, ho comprato troppi strumenti. Spendaccione di un Au che mi dà gli strumenti inutili, che tanto non posso. Non, poi, tanto non li posso usare questi strumenti. Quindi è inutile che me li dia. Dai, un'altra cosa ancora. Se usare i poteri Rotom. Esatto, potrei. Usare i poteri Rotom e Roll, che sono molto utili, ragazzi. Quindi proveremo appunto adesso cosa mi può dare con Rotom. Ok, dai, vediamo un po'. Dai, fammi provare Rotom. Beh, è l'ora del Rotom Roll. Via. Dai, speriamo di ottenere delle stats and roll, ragazzi. Più che altro, vediamo. Sì, dovrei averlo ottenuto subito, a quanto pare. Fantastico, la fortuna. Complimenti, avete avuto due stats and roll. Fantastico, ragazzi. Non potevo chiedere di meglio. Bene, bene. Quindi, adesso Au, che spettacolo e che forza i poteri Rotom, diventano più forti dei tuoi Pokémon. Non importa, Au, vattene. Allora, ragazzi, per finire l'episodio, ovviamente è solito momento delle uova. Questa volta abbiamo Pansage, sì, a livello 10, perfetto, perfetto. Allora, ci sono ancora le uova, eccole qua, ovviamente. Allora, qua c'è il box 6 che è ancora abbastanza sgombro, quindi chi posso prendere, ragazzi? Questo qua è un po' che è addirittura un nome giapponese. Oddio, Ashkatosh. Che nome è? Va bene, proviamo questo, ragazzi. Che è un nome abbastanza strano. Spero di ricordarmi come si scriva. Speriamo. Spero di scriverlo giusto. Vai. Non si schiude, no. Ok, pensavo, avevo già paura. Dai, vediamo un po', ragazzi, chi è questo Ashkatosh. Che è un nickname abbastanza discutibile, però non lo so. Ash, spero non sia un altro Greninja. Dai, spero di no, raga, dai. Un altro Greninja no. Oh, bello, un Noibat Shiny. Oh, interessante. Interessante. Bene, mi piace, dai. È molto originale questo. Ci può tranquillamente stare, ragazzi. Bello, totalmente. Oddio, fluo, esatto, fluo è la parola giusta. Un Noibat versione fluo. Bene, bene, avremo un Noivern veramente potente in caso. Volante drago, quindi lo devo chiamare Ashkatosh. Fantastico. Allora, spero di ricordarmi, ragazzi, come l'avete scritto voi, che me l'avete inviato. Comunque sia, dai, sono contento di questo Pokémon, mi piace. Allora, quindi, non nei simboli, grazie. Allora, Katosh, con la SH finale, quindi. Allora, dovrebbe essere così. Perfetto, perfetto, ragazzi. Va bene.
Non so se ha qualche riferimento strano al nome, perché io non l'ho colto in caso. Al massimo ditemelo, ragazzi, nei commenti. Vediamo un po' che mosse ha. Dove essere provato al 10. Abbiamo una squadra completa per il momento. Per il momento. Allora, è modesto. È modesto, ragazzi. Più attacco speciale, meno attacco. Drago Pulsar e Tevelavan da Cal Drago Danza con intrapasso e strumento Baccaceto. Grazie mille per la donazione. Chiunque me l'abbia donato, beh, è il sesto membro al momento del team. Quindi, ragazzi, nella prossima parte andremo a affrontare la prima prova randomizzata di Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Quindi mi raccomando, caricate l'episodio con tanti mi piace, un commento qui sotto e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per oggi, Rocket, è tutto, quindi un saluto, Rekute, e ovviamente, bye bye!